Sì, va bene, lo sapete già tutti. Sta per uscire Endgame. Prima di vederlo, guardate il mio video che vi parlo delle 10 cose da sapere prima di guardare il film. Iron Man, Thor, Cap, Vedova Nera, Capitan Marvel. Boh, via e sigla. Questo qui sarà il 22esimo film della Marvel Cinematic Universe e spero che sia anche il più bello. Nel fumetto ci sono due occhi di falco, cioè l'uomo e una ragazzina. E infatti nel trailer possiamo vedere Occhio di Falco che sta allenando una ragazzina con l'arco. Alcuni dicono che potrebbe essere o sua figlia o una ragazza che ha trovato, che ha salvato durante il disastro, che dopo che Thanos ha fatto il caos. Comunque ricordate che ci sono più di un Occhio di Falco. Insomma, abbiate anche voi Occhi di Falco. Parlando sempre del trailer, alla fine possiamo vedere queste uniformi degli Avengers. La cosa bella è che negli anni 90 gli Avengers avevano questi identici vestiti. Quindi, per chi è veterano, penso che sia anche molto contento. Prima di farsi chiamare Endgame, il film doveva farsi chiamare Avengers Infinity War parte seconda. Ma essendo che i fratelli di Russo non volevano spoilerare di tale ciò, quando facevano la produzione di questo film, l'hanno chiamato il film senza titolo, perché non volevano dare nessuno spoiler, non volevano far capire che era la seconda parte. Questa sì che è stata una bella pensata. Il film chiuderà la fase 3. Il primo film che ha cominciato nella fase 3 è stato nel 2016 con Captain America Civil War. Fase 1, fase 2, fase 3, in realtà sarò sincero, non me ne sono mai reso conto di queste cose. Se volete fare sogni tranquilli, nel film ci sarà l'ultimo cameo di Stan Lee. Non si sa ancora se si uscirà anche nel cameo del nuovo film di Spider-Man. State pur certi che ci sarà comunque il cameo su Endgame, perché è riuscito a fare il cameo prima ancora che ci lasciasse. Tutta questa intera saga è cominciata nel 2008 con il primo film di Iron Man. Perciò stiamo parlando di 11 anni e anche spesi per bene. Entrambi i film, Endgame e Infinity War, all'inizio venivano prodotti insieme, ma essendo con numerosi casini, avanti, indietro, si stavano confondendo con le trame e anche i copioni, hanno deciso prima di fare Infinity War e poi cominciare con Endgame, essendo che non volevano spendere un po' troppo budget. Ma siete tranquilli, con Endgame non hanno speso tanto, solamente 15 milioni di dollari. Li mordacci due. Questo film sarà quello con più supereroi di tutto l'universo Marvel. Però se mettessero anche Deadpool e Venom, forse sarei molto più contento. E per finire, ragazzi, mi addolora dirvelo, però tutti quanti purtroppo noi lo sappiamo, per chi ha visto i fumetti e per chi ha sentito delle voci in giro, quando vedrete il film dovete aspettarvi che non tutti i supereroi si salveranno. Ci saranno molti, molti sacrifici, ma noi tutti dobbiamo guardarlo. A qualunque costo. A qualunque costo. A qualunque costo. Quanto costa il biglietto? 20 euro! Lo guarderemo in streaming. A qualunque costo. A qualunque costo. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Quando andrete a vedere il film, scrivetevi sotto i commenti cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto o meno. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, insomma tutta quella roba lì che sappiamo già. Scusatemi se oggi sono un po' stronzo e forse perché sto registrando lunedì e sapete, quando comincia la settimana, il lunedì proprio c'ho le balle girate proprio di mio. Ma vabbè va. Tanto lo carico per sabato, quindi avrò un sorriso stampato sulla faccia. Dai, allora, ciao. Swing what you got for it gets old. When troubles get around, don't start in to frown.